tempo delle stragi di mafia, non erano neanche nati. È a loro che parla Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, che da un trentennio porta avanti la testimonianza del lavoro svolto dal magistrato ucciso a Palermo in via D'Amelio il 19 luglio del 92. Nella sua ultima lettera Paolo si rivolge proprio ai dei giovani e dice addirittura di essere ottimista, e lui sapeva che sarebbe stato ucciso. Dice in quella lettera, terminando: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. In platea oltre 200 studenti del liceo artistico Fontana di Arese, che hanno realizzato anche dei video per raccontare la vita di chi ha lottato contro Cosa Nostra. Un lavoro di preparazione e di ricerca, giornalisti sono comportati come Pippo Fava, Giancarlo Siani, come hanno ricercato le fonti, si sono documentati, hanno scritto dei testi. La mafia oggi si mostra sotto un altro aspetto, ma non ha perso il suo potere, i suoi tentacoli. Proprio perché non si vede, è estremamente più pericolosa e più difficile da combattere, ed è necessario che questi ragazzi si facciano una coscienza antimafiosa, ma contro questa mafia. Tanti i contributi anche a distanza, dalla nipote di Paolo Borsellino, l'attivista Roberta Gatani, al conduttore regista Pif, dal pentito Gaspare Mutolo, all'ex sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che ha invitato a tenere viva la memoria anche per sostenere il diritto alla verità.